scesa qui per lui. Per lui. Ed ogni cosa ha ripreso colore, è per noi la felicità. Viva viva Re Magi, per i doni che hanno portato, per la gioia che a tutti dà. Su cantiamo viva viva Re Magi, per le grandi avventure avute, per l'amore che a tutti dà. Cari grandi e bambini, se durante una notte serena, alzando gli occhi al cielo, vedete una stella cadente, non lasciatevi ingannare dall'apparenza, perché potrebbe essere un'astronave cometa che trasporta sulla Terra tre persone molto importanti. È l'astronave che aspettavamo. Mettiamoci in contatto con la legge. Il segnale, finalmente. Presto, il grande schermo. Sì, mio signore. Il grande schermo! Ah, è arrivato il momento che attendevo da tanto tempo. Allora il bambino si sta per svegliare. Dobbiamo arrivare prima noi a prenderlo. Non perdete di vista l'astronave cometa! Ordine ricevuto! L'astronave cometa sta arrivando alla fine del suo viaggio. E i personaggi che trasporta, che voi ben conoscete, vogliono raccontarvi la loro storia. E per trovare la mirra ho dovuto lottare ed uccidere un drago. Mi son trovato davanti a lui, lingue di fuoco dagli occhi suoi. Ho sguainato la spada e poi gli ho colpito a morte e lui. Lui è crollato al suolo così, è rimasto giù, ancora più giù. Melchiorre, questo è il nome mio, sono io qui a raccontarvi la mia avventura col mostro che custodiva tutto l'incenso. Aveva al posto di una tre teste grandissime sul corpo orrendo, ma con mia grande fortuna eran tutti scarsissime d'intelligenza. E non è stato difficile, no, vincerlo nella battaglia. Ed ho potuto portare così un dono per il bambino, un dono soltanto e solo per lui. Ed io sono Gasparre, sì, sono io, io col mio dono. E per trovare quest'oro qui non so più cosa è successo. Ho attraversato deserti di fuoco e distese di neve gelata,
grandi tempeste col vento furioso, pianure di sabbia salata. Una gran luce mi disse che lì avrei trovato il mio dono, ed ho potuto alla fine così prendere ciò che cercavo per lui, quel che sarà il mio dono per lui, solo per lui, tutto per lui. Ecco, ci siamo arrivati. Non c'è assolutamente nessuno in giro. E questa musica così strana, non la sentite anche voi? Sì. Sembra venire dal cielo che abbiamo appena lasciato. È nell'aria, nella sabbia. Sì, è vero. La sentiamo anche noi. È vero. L'astronave Cometa ci ha aiutato finora. Ed è stata formidabile. Senza di lei non saremmo mai arrivati qui. Grazie, astronave Cometa. Grazie, astronave Cometa. Ma ora il problema è un altro. Chi ci aiuterà a proseguire il nostro viaggio? Mi chiederete chi sia questo uomo? Io sono il vecchio pastore. E sono qui per accogliervi ancora, per aiutarvi a trovare lui. E questa musica che c'è è già presente da un po'. È scritto che quando lui si sveglierà, queste note saranno là. Passato tutta la mia vita aspettando questo momento, perché i vecchi saggi hanno sempre parlato di questo avvenimento che avrebbe cambiato il mondo, e il mondo ne ha veramente bisogno. Il paesaggio desolato che vedete intorno a voi non è altro che l'immagine dell'aridità dei sentimenti umani nel mondo di oggi. Io ho vissuto questo inaridirsi dell'essere umano e ho sempre sperato di poter vivere abbastanza per essere partecipe di questo grande giorno, per assistere al risveglio del bambino nei nostri cuori. Tutti dovranno essere lì a salutare il bambino. Anche tu, vecchio, sarai là. Ma ora è tardi. Dobbiamo riprendere il cammino. Sì, è vero. Ma qual è la strada che dobbiamo seguire? Ecco per voi tre cammelli. Essi vi condurranno attraverso il deserto ad una grande e bianca città con una reggia favolosa. Lì troverete il re e potrete chiedergli informazioni. Ma attenzione, diffidate di tutti per il bene del bambino. Grazie, vecchio pastore. Grazie e arrivederci, astronave Cometa. Arrivederci, amici miei. Incamminiamoci, non perdiamo altro tempo. Chissà cosa ci aspetta. L'avventura dei nostri amici è appena cominciata.
quanto fa caldo, che caldo, ma la stella è con noi. Sentite nell'aria le note di prima, sono ancora là. È simile al vento, la sabbia nel vento, ma la stella è con noi. Sarà notte, ma la stella è con noi. Entriamo in città e la folla che in giro viene incontro a noi. Chiediamo del re e ci mostrano dove noi parliamo. Si sveglierà. Hai letto negli occhi del re, ma che occhi senza verità. Qualcosa mi dice di stare un po' attenti, no, fidiamoci, no. Madre trepidano per il futuro del loro bambino che sta per risvegliarsi.
presto saprai. Il cielo sempre azzurro sarà, e la terra, la pace, al più presto troverai. Tu figlio mio, tu soffrirai, ma la luce verrà. Provenisse da quella parte, ma non si vede nulla con questo buio. Aiutami! Non mi posso muovere! È lì. La sua voce proviene veramente da quella parte, in direzione di quella parete di roccia che abbiamo passato qualche minuto fa. Arriviamo! Non aver paura! Arriviamo! È lì! È lì! Vedo un'ombra! Eccoci! Eccoci! Ma tu sei ferito! Ma cosa ti è successo? E dov'è il tuo cammello? Anche i nostri sono spariti! Aiutatemi a togliere la gamba da sotto la roccia! Fate presto, vi prego! Ah! Ah! Come fa male! Forse mi si è rotta! Il cammello è fuggito spaventato da un forte tuono. Si è unito agli altri due e sono scappati insieme. Io purtroppo non sono riuscito a fermarlo. Va bene, ma ora stai calmo e non preoccuparti di altro. Stai fermo e cerchiamo di liberarti. Così. State piano, vi prego, piano. Su, Baldassarre.
Ora puoi spostarti, fa presto. Ecco fatto. Sei libero. Oh, grazie. C'è una grotta qui vicino. Ci sono passato davanti, prima di essere investito dalla frana. Aiutatemi ad alzarmi e cerchiamo di ripararci per la notte. Beh, dirigiamoci da quella parte. Speriamo con questo tempo infernale di trovarla, questa grotta. Siamo quasi arrivati. Lì. È lì. Ecco. Ci siamo. Sì, è vero. Ecco la grotta. Entriamo. Certo, una reggia, ma è certamente un buon riparo per la notte. Aiutatemi a sedermi in quell'angolo. Vediamo di accendere un fuoco, così potremo asciugare gli abiti. E nel frattempo voglio raccontarvi cose che non immaginate neppure. Salvato, io sarei un uomo morto se voi foste arrivati tardi. Ero rimasto affiedato, il cammello azzoppato e una frana mi è giunta addosso. E mi ero accorto di già che qualcuno era là che seguiva le nostre orme. Lì guidava lui, il re della città, che vorrebbe anche lui arrivare al suo nascondiglio. Ecco, son passati di qui, da questa parte non seguiamo le orme. Miei soldati, attenti a voi, tenete gli occhi aperti, non li perdete. Il mio sesto senso dice che questi stranieri vi faranno al ben trovare quello che cerchiamo. Quando mi sono accorto che già dietro di noi c'erano tutti i soldati armati, ho attraversato quel fiume per fare sparire le tracce delle mie orme. Poi ho cercato di voi, ma non sono riuscito a capire dove eravate mai. Amici miei, meno male che poi siete stati voi a trovare le tracce mie. Ecco, sono passati di qui, da questa parte noi seguiamo le orme. Miei soldati, attenti a voi, tenete gli occhi aperti, non li perdete. Il mio sesto senso dice che questi stranieri vi faranno al fin trovare quello che cerchiamo. Grazie di avermi salvato, io sarei un uomo morto se voi foste arrivati tardi. Abbiamo perduto le loro tracce. Siete degli incapaci! Non mi posso fidare di voi! Se non li ritroviamo, pagherete con le vostre teste! Il mio sesto senso mi dice che dobbiamo andare in quella direzione! Muovetevi, lumache! Il
nostro re comincia a perdere la pazienza e ancora non sa cosa gli sta per succedere. Cammelli, abbiamo perduto anche l'orientamento. E chissà dove sarà il re con i suoi soldati. Forse sono proprio alle nostre spalle. E poi loro sono avvantaggiati su quelle macchine infernali. Sempre pessimisti voi. Ma vi siete dimenticati che noi abbiamo la nostra buona stella? Eccola lassù. Cosa vi avevo detto? Ci sta indicando la direzione giusta. Seguiamola. Beh, sembra l'unica via da seguire. Entriamo, no? Che cosa aspettiamo? Sembra d'oro. Già. Forse toccandolo. Benvenuti a Bollywood. Giorno, perché tutto qui all'inverso va, vedervi qui fra di noi ci fa capire che ormai è arrivato così il gran momento che noi tutti aspettavamo di più. Quando nasce il sole, Bollywood diventa sempre.
lasciamo qui le nostre macchine. Vi avevo detto che prima o poi avremmo ritrovato le loro tracce. Avete ragione, Sire. Dobbiamo proseguire a piedi dovendo entrare in quel cunicolo. Su, avanti! Seguitemi! Idiot! Aiutami ad alzarmi, cretino! Guardate, Sire! Quello è un viso umano! E perché? Pensi che io non me ne sia accorto? Ora vi faccio vedere come si esce da questo posto! Aiutatemi a salire, buoni a nulla! Cosa facciamo ora, Sire? Rientriamo? Forse è meglio di no. Ci deve pure essere un'altra strada per trovare i nostri tre. Cerchiamola. Arrivederci! 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 Ma il viaggio dei nostri tre non è ancora terminato. Sereno che ha, mi dà tanta pace solo a guardarlo. Perché non proviamo a svegliarlo? Sì, aiutiamolo, scaldiamolo con il nostro alito. Buongiorno a tutti voi, a
dare, ma dare tanto nella vita. Svegliatevi su! Oh, che stanchezza! Chissà dove saremo. Non sentite ancora quella musica? Chissà dove sarà la nostra amica astronave cometa. Eccola laggiù! È ferma sopra quelle dune! Forse ci aspetta! Brilla più del solito! Muoviamoci! Muoviamoci! Cosa vorrà indicare questa volta l'astronave cometa ai nostri amici? Da questa parte! No! Di qua! E tu, Baldassar! Più in fretta! No! No! Non correte! Non posso andare più svelto di così! La gamba mi fa ancora male! Fermatevi! Siete arrivati! Ciò che voi cercate è qui! Sei tu! Sei tu! Evviva! Ce l'abbiamo fatta! Finalmente siamo arrivati! Evviva! 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 Grazie, astronave cometa! Grazie! Una goccia di mirra viene da molto lontano con me. È stato molto difficile averla, ma non è niente a te. Davanti a te io mi inchino, bambino, ma una richiesta io ti farò. Fa che il mondo sia sempre più ricco di poesia, io la dono a te, io dono a te una goccia d'incenso, viene da molto lontano con me, è stato molto difficile averla. Ma non è niente donarla a te, davanti a te io mi inchino, bambino, ma una richiesta io ti farò.
dono a te. Io dono a te questo pugno di oro, viene da molto lontano con me, è stato molto difficile averlo, ma non è niente donarlo a te. Davanti a te io mi chino, bambino, ma una richiesta io ti farò. Fa che sia la pace, a far dire che il mondo piace e che l'umanità ti porti la felicità. Io lo dono a te. Sono felice e desidero che tutti voi siate felici come me. I bambini siano felici per poter affrontare con il cuore più ricco di gioia e di speranza la loro vita. I grandi felici, perché ora saranno finalmente coscienti del bene prezioso dei loro sentimenti. I vecchi felici, perché senza rimpianti e con gioia pensino di aver vissuto nel giusto. Felicità. Ora prendiamoci tutti.
amore che tu